C'era una volta un re chiamato Tullio Stilio. Un giorno, questo re che viveva nell'ancora piccola città di Roma, decise di cominciare l'espansione territoriale di quello che sarà, alcuni secoli dopo, la più importante civilizzazione dell'età classica. Gli anni passano e Roma diventa, ogni volta, più poderosa e grande. Siamo già nel 246 a.C. e il console Manio Tacilio Craso comincia quello che si conosce come le guerre puniche. Roma si affronta ai cartaginesi, fino a che nel 146 a.C. finiscono le guerre e ottiene il controllo di tutta la penisola iberica. In Spagna, come regione dell'impero romano, è nata. La popolazione indigena è sottomessa ai romani, essendo la stessa politica di conquista quella che applicarono negli altri territori che finiranno per essere annessi, come per esempio la Gallia. Così, in queste nuove terre, i romani piantarono la loro lingua, le loro parole, che servivano, come oggi, ad indicare le loro abitudini ed anche la loro gastronomia. Uno di questi semi fu quello di forma. Pian piano questa parola derivò in casius formaticus. Casius significa latte, formaticus mettere in forma. L'espressione è latte che si mette in forma. La parola ha continuato a crescere ed a cambiare. Da una parte, casius sarà il seme che darà in spagnolo queso. Dall'altra, formaticus è diventato, nell'inizio della nascita delle lingue vernacole, formaius e formagium per l'italiano, formaticus per il catalano e formage per il francese. In questo punto comincia il finale della nostra storia ed anche il cammino in solitario di ciascuna delle parole che diventeranno, rispettivamente, formaggio, formagge e fromage.